Between the 8th and the 12th of May, there was a Hajj International Conference at Budapest with the title The Papacy and the Local Churches Between the 16th and 20th Centuries. It was part of a successful international series of conferences that examines the connection of the Holy See and the local churches primarily on the basis of the material of the Vatican archives. In the past years, in the frame of this series organized by the University of Viterbo, was examined already the connections of the Holy See and the local churches of the Habsburg Empire, France, Portugal, and Hungary. The present conference that fit into this series concentrated not only on the church history of a single region or country, but intended to give a global, comprehensive picture. The apropos of the conference was given by the fact that 500 years ago, in 1513, Tamás Bakócz participated at the conclave and was nearly elected the head of the Western Latin Christianity. The organizer of the conference was the Hungarian Academy of Sciences, Pázmány Péter Catholic University, Impetus Church History Research Institute, the main objective of which is undertaking the heritage of the Hungarian historical research in the Vatican. Contributory partners were the University of Viterbo and the Italian Institute of Culture in Budapest. The lecturers of the academic symposium were well-known professors of Europe's leading universities and the members of prestigious academic institutes, the most recognized Italian, German, Austrian, French, Slovenian, and Hungarian representatives of the international historical research. The event was supported by the Impetus and International Conference Program of the Hungarian Academy of Sciences. First of all, please introduce us the Italian organizing partner. The Italian organizing partner. Actually, we are a department of the University of Viterbo. We are a department of social sciences and communication. And since the end of 20th century, we are organizing conference every 2 years on the Vatican. I mean, more than on the Vatican, it's on the Vatican archives and all the Holy See's archives and how you could use the documents in these archives to study the history of single land. We started with a general conference about how to study in the Vatican archives, and then we have done a book on the Habsburg of Germany and in the Vatican archives, and then how to study the history of France and how to study the history of Hungary and how to study the history of Portugal using Vatican documents. Mainly, I mean, we don't study the actuality, but we studied the past, the modern era and 19th and 20th century. La cosa più interessante di questa conferenza mi sembra il modo in cui sono organizzate insieme le singole interventi. In particolare è stato fatto, mi sembra in modo abbastanza evidente, un tentativo di passare dalle grandi ricognizioni tematiche, cioè ricostruire i rapporti Stato-Chiesa nel Settecento, nel Seicento, e poi analizzare lo stesso fenomeno in singoli casi concreti. Io nel mio piccolo mi occupo per esempio del caso della Boemia. Particolarmente interessanti mi sono sembrati sia gli interventi dei colleghi francesi che hanno analizzato la struttura, che cos'è un nunzio, come lavora, che cosa fa e come si sviluppa, e da un altro punto di vista ho trovato molto interessanti, dal mio punto di vista, soprattutto gli studi veramente concreti su singole problematiche che permettono poi di non generalizzare ma di analizzare i singoli problemi, secondo me in modo anche più preciso piuttosto che le grandi introduzioni pure necessarie. Trovo che per me è stato, io sono uno storico di storia moderna, 5-6-700, e per me è stato un convegno importante che mi ha, diciamo, che mi ha dato l'occasione di approfondire alcuni aspetti delle mie ricerche, diciamo, sul papato, impero.
diciamo, le nunziature, soprattutto su, diciamo, per quanto riguarda anche altre aree, Nord America, l'Italia stessa, e devo dire che è stato un convegno molto, diciamo, fertile, che ha, diciamo, sicuramente dato impulsi per, e prospettive come andare avanti nella ricerca, soprattutto, diciamo, in ambito della storia della Chiesa e rapporto Stato e Chiesa in epoca moderna. Ecco, direi che questa giornata è stata molto interessante perché forse per la prima volta in modo tematico ha posto il problema del rapporto tra le chiese, o meglio tra la Chiesa di Roma e le diverse organizzazioni delle chiese nei territori della cristianità. Ora è stato usato il termine Chiesa nazionale, però con una serie di precisazioni, che effettivamente la Chiesa si presenta con una serie di determinazioni che dipendono sia dal tempo, anzitutto, dall'organizzazione degli stati e dal posto che hanno vescovi, il clero, soprattutto i capitoli, gli ordini religiosi e così via nell'insieme dell'organizzazione. Quindi abbiamo una serie diversificata di rapporti che sono tra il papato e i sovrani, tra i sovrani e i vescovi o i corpi ecclesiastici del loro stato o del loro regno, meglio, e poi i rapporti che questi corpi hanno con la Santa Sede. Quindi effettivamente le dinamiche sono sempre molto varie, molto vaste, e dipendono sia dal tempo, sia dai luoghi e sia anche dagli interessi diversi che sono in gioco. Quindi effettivamente capire quali sono questi rapporti è molto importante, soprattutto per superare una certa rigidità della storiografia che pensa lo stato di antico regime come se in realtà fosse la contrapposizione Chiesa-Stato di origine ottocentesca. Quindi in questo senso la conferenza e il convegno di oggi è stato utile proprio per mettere a fuoco la complessità e anche l'originalità dei rapporti che esistono tra le varie componenti in gioco. Questa conferenza è stata molto utile perché ha, per me personalmente, perché proprio perché mi occupo dell'America, ho potuto vedere il discorso delle chiese locali in Europa. È un po' strano, ma io sono più americano, diciamo, del resto degli altri colleghi, e quindi è stato importante questo confronto. È una bella conferenza di tipo comparativo, come si dovrebbe fare per avere una visione complessiva, insomma. And how does this conference, this present conference, fits into this series of conference that you mentioned? In this case, this is like the first conference we have done, how to study in the Vatican Archives. This is the idea, is how to study local churches using the Vatican Archives, that are very useful in from one side, because you will have not all the documents, but anyway documents about all questions, and so you can pick something on Hungary and something on Austria and something on Belgium and compare. From one side. From the other side, we have also the problem that is a typical Hungarian problem. The archives were destroyed between the Turkish occupation and the Battle of Buda. And so in many cases, you can find the only documents about the Hungarian Catholic Church are in the Vatican Archives. Vatican Archives, yes. Yeah. How can you profit from the results of the conference in your own research? Da questo punto di vista, chiaramente, in questo tipo di conferenze l'aspetto più interessante è incontrare colleghi che sono sparsi in altri angoli d'Europa e verificare se lo stadio delle ricerche che sta facendo ognuno di noi si sta evolvendo nello stesso modo o meno. Da questo punto di vista
l'aspetto più interessante poi per i lavori del singolo è l'aspetto comparativo, cioè vedere altri colleghi che stanno studiando fenomeni analoghi in altri contesti culturali fino a che punto siano, diciamo, compatibili con le nostre ricerche e dove iniziano invece le grosse differenze. Per esempio, proprio nel caso del collega Tuscher, abbiamo notato come tra lo studio del caso Boehm e quello ungherese emergono differenze anche notevoli, anche molto discrepanti, che sono dati proprio dalla specificità dei singoli casi. How do you see the place of the missionary or colonial churches in this frame on the basis of your own research? I luoghi della chiesa missionaria sono spesso collocati sulla frontiera della chiesa coloniale. Il concetto di frontiera è fondamentale perché in America la chiesa si forma insieme al potere coloniale. Quindi ci sono dei centri e poi delle periferie. Delle periferie, oltre le periferie, esiste questa chiesa missionaria. E nei centri c'è la chiesa coloniale. Quindi c'è una geografia di queste due chiese all'interno della... E lì c'è lo sforzo delle missioni, dell'avanzamento della frontiera. È un po' il famoso tema della frontiera degli Stati Uniti che avanza nella, diciamo, civiltà verso il resto del territorio. Actually, the main bulk of people are working about Middle Europe, Central Europe, and so the idea was Northern Italy, Austria, Germany, Hungary, and Poland. And then we started with this idea, and so we were looking for the best specialists in the respective fields. And then after a while, we understood that we have also to compare with other situations, so we invited one professor from France, from other land, other countries, just to make comparison. Purtroppo è un ambito che, per esempio, qui la maggior parte dei colleghi siamo italo-francesi. Purtroppo uno dei grossi limiti dei nostri campi di studio è proprio l'essere sempre incentrati in realtà sul mondo romanzo, cioè la Spagna, la Francia, e il mondo invece tedesco e dell'Europa centro-orientale resta invece in secondo piano. Dal punto di vista delle cose che stiamo studiando, in particolare il rapporto quindi Stato, Chiesa, singole istituzioni, e invece paradossalmente proprio in questi paesi che si sviluppa una dinamica anche più visibile rispetto a quella francese, spagnola, italiana. Rispetto alla questione dei voti ottenuti nel conclave, un aspetto che può essere magari interessante è che io mi sono occupato di questo arcivescovo cardinale Ernst Adalbert von Harrach, arcivescovo di Praga per buona parte del 600, anche lui ebbe più di 15 voti in una sessione di elezioni. Ovviamente non venne eletto, sono voti che vanno interpretati come di protesta, eccetera, però testimoniano il fatto che questi cardinali avevano una loro voce in quanto cardinali imperiali, avevano una loro voce e sapevano farla pesare. Yeah, but in a way every session is about a subject, and the idea is to have, we are having a general introduction and then couple of local cases and so on. It's an evidence that's very, very difficult to integrate the Hungarian historical researches into an international context, being the purpose of the Hungarian historical research is to study the past of Hungary, first of all. But now I think we could have done it thanks to the Lendület program of the Hungarian Academy of Sciences, which I thank again and again to this institute. Thank you.